Sovelia Mannelli e il territorio si arricchiscono di un nuovo importante servizio, quello che riguarda il centro alcolisti in trattamento. Non è un servizio qualsiasi, perché è stato attivato grazie al volontariato e perché riguarda la sanità. Il volontariato è uno strumento sempre più importante che avrà un ruolo maggiormente significativo perché lo Stato dimostra sempre maggiori insufficienze nel poter rispondere ai bisogni dei cittadini. E, d'altro canto, la salute è l'elemento fondamentale da cui si può individuare se un diritto viene esercitato o meno, e purtroppo tra nord e sud del paese c'è una differenza spaventosa, soprattutto per quanto riguarda la sanità, ma non solo la sanità. E Sovelia Mannelli è onorata di poter ospitare questa manifestazione e il Comune è a totale disposizione dei rappresentanti del centro per poter sostenere il loro cammino. Noi siamo convinti che al centro delle politiche debba esserci la persona, soprattutto la persona che è in difficoltà. Ed è proprio lo Stato, uno Stato efficiente, uno Stato credibile, è quello che pensa agli ultimi, a quelli che sono maggiormente in crisi. E il periodo contemporaneo è un periodo dove le aree di crisi e di disagio sono sempre maggiori ed è una sfida che la pubblica amministrazione deve accogliere per poter spezzare il pane a chi non può farlo. Ho accolto molto favorevolmente l'iniziativa dell'apertura di questo club degli alcolisti in trattamento qui a Sovelia Mannelli, perché ritengo che effettivamente il territorio abbia bisogno di questo tipo di iniziative che in qualche modo siano di interscambio con la struttura pubblica, perché ci sono alcuni angoli in cui il pubblico non può arrivare per ovvi motivi e che invece è necessario che vengano presi in considerazione. Poi il club nasce come appunto una struttura del territorio che quindi conosce anche il territorio e sa come muoversi nel territorio. Noi nel servizio siamo sempre a disposizione, chiaramente c'è un interscambio tra noi e queste realtà locali, per cui diciamo è deputata a noi la cura dei soggetti alcolisti, la prevenzione. Anche noi all'interno del servizio abbiamo un gruppo di famiglie che ci seguono, che chiaramente sono i nostri pazienti, però queste iniziative sicuramente amplificheranno il messaggio e di conseguenza sempre più persone potranno trovare soddisfazione ai loro problemi, perché comunque è solo la punta dell'iceberg, cioè quella che vediamo. Sono tante e tali le situazioni che tutti noi, anche come persone, siamo chiamati in qualche modo a prendercene cura. In più, ecco, quello che io volevo sottolineare è che dell'alcol non è l'abuso, ma è l'uso che è dannoso. Cioè, quindi sfatiamo questo mito, no? Cioè il fatto che l'alcol lo faccia bene, il fatto che una volta si dava alle donne che allattavano perché comunque fa venire la birra, fa venire il latte, fa buon sangue, questo e quell'altro. Questi sono tutti falsi miti, non c'è niente di pregevole nell'alcol. In più è diventato un'emergenza sociale, diciamo, no? Perché le fasce giovanili sono sempre più impregnate di alcol, come dicevo prima anche nell'intervento, le donne purtroppo, le donne sempre di più si avvicinano alla cultura dell'alcol e lo vivono come un fatto culturale, come un fatto di emancipazione, quando in realtà tutto è tranne che emancipazione. E che dire, a conclusione di questa serata, speriamo che queste iniziative si moltiplichino e che quindi in ogni angolo possa esserci un posto dove la gente possa rivolgersi e che la loro domanda possa essere accolta in qualche modo. Grazie. Oggi abbiamo inaugurato il club che è situato presso la chiesa nuova di Sovelia Mannelli, nei pressi dell'ospedale civile. Ci incontriamo una volta alla settimana per un'ora e mezza circa.
di sabato dalle 18.30 in poi. Noi come club degli alcolisti in trattamento collaboriamo insieme ai CERT di Lamezia Terme con la dottoressa Samele, con il CERT di Soverato e con il dottore Franco Montesano. E noi vogliamo come club collaborare con tutte le istituzioni presenti nel territorio, ma anche con i paesi limitrofi, affinché possiamo insieme cambiare la cultura del bere, lo stile di vita che tanto effettivamente sta facendo male e continuerà a far del male se non riusciremo presto a cambiare questa cultura. E niente, io ringrazio tutti quelli presenti, e cominciando dalle istituzioni a finire alle famiglie dei club che sono venuti da moltissimo lontano. Se pensiamo che hanno fatto un'ora e mezzo o più di viaggio da Reggio Calabria, da Soverato, da Sellia, questo dimostra quanto lavoro fanno questi club e quanti sacrifici si devono fare per stare bene, e questo spero che sia di buon augurio per chi vuole effettivamente uscire dal tunnel dell'alcol. Grazie. L'ennesimo evento targato Proloco di Soveria Mannelli, un'associazione costituita da volontari che amano la propria città. Il convegno di questa sera, organizzato insieme all'Arcat Calabria, al CAT di Soveria Mannelli, è la testimonianza di come questa associazione collabora per la prevenzione territoriale, per la promozione territoriale con altre realtà regionali, come sta attualmente facendo anche con la Fondazione Teleton, guidata dal coordinatore Raffaella Marasco di Crucoli. Ci auguriamo che la Regione Calabria, ente che ora gestisce le Proloco, valorizzi e finanzi questi eventi di alto spessore culturale e sociale. La nostra Proloco da anni si occupa principalmente di organizzare manifestazioni culturali, come da delibera di parecchi anni fa dell'Assemblea dei Soci, voluta fortemente dal Presidente Fulvio Abruzzese, sia da lui che attualmente anche dall'attuale consiglio direttivo guidato dal presidente Antonio Ferrante. Un ringraziamento particolare va ai militari della compagnia dei carabinieri di Soveria Mannelli, guidata dal tenente Francesco Zanga, per il servizio di controllo e prevenzione anche della piaga dell'alcolismo che svolgono sul nostro territorio. Questo convegno è stato organizzato qui a Soveria Mannelli per inaugurare il club di accoglienza in trattamento, ovvero dei gruppi, è un gruppo di sostegno multifamiliare nel quale si riuniscono famiglie che hanno problemi alcol correlati. Noi nei servizi riusciamo a dare risposte, ma fino a un certo punto. Per riuscire a mantenere la sobrietà per tutta la vita è necessario che ci siano queste forme di sostegno anche all'esterno e soprattutto nel territorio. Il club di alcolisti in trattamento ha una grande potenzialità, quella di contribuire a cambiare la cultura alcolica e antropologica esistente. Noi nelle nostre comunità accettiamo se non sosteniamo il bere, bisogna un po' cambiare questa mentalità, questa cultura, questa percezione del rischio nei confronti dei problemi alcolati non c'è, e quindi dobbiamo lavorare per sensibilizzare la popolazione a che ci sia un comportamento prudente quando ci si approccia alle bevande alcoliche. Il convegno noi siamo soddisfatti perché è riuscito molto bene, abbiamo ringraziato l'onorevole Caligiuri, la Proloco, il servitore insegnante del club degli acquisti in trattamento di Soveria Mannelli, Bruno Villelli, che hanno contribuito a organizzare e a fare il massimo, uno sforzo veramente importante perché il convegno riuscisse bene. Così è stato. Ci sono stati rappresentanti dei club di acquisti in trattamento di tutta la Calabria, sono venuti a portare la loro testimonianza e soprattutto i loro auguri, sia per una proficua attività del CAT a Soveria Mannelli, sia perché siamo in un periodo natalizio e quindi è giusto che soprattutto ci scambiamo gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo.